Buongiorno a tutti, credo che l'esordio con questi video sia servito a evocare cosa significa fare impresa, nell'ambito dell'università quando si tratta di giovani che hanno idee innovative. Diversi settori, diverse iniziative, imprese di successo. Prima di chiedere ai relatori, ai partecipanti alla tavola rotonda di intervenire, una breve introduzione sui motivi di questa tavola rotonda, perché in fondo c'è da chiedersi per quale motivo dovremmo preoccuparci di analizzare il fenomeno della nuova imprenditorialità degli studenti e dei laureati e per quale motivo dovremmo preoccuparci del ruolo dell'università in quest'ambito. Credo che per motivare questa tavola rotonda si debba guardare a più elementi, alcuni che sono di natura generale, che riguardano tutti i paesi, possiamo dire, e altri invece che sono specifici all'Italia. Il primo dato generale è che indubbiamente i cambiamenti intervenuti con la globalizzazione e con la cosiddetta quarta rivoluzione industriale stanno determinando un ruolo molto più importante rispetto al passato di quello che io definisco capitale umano imprenditoriale. I nuovi contesti, i nuovi scenari decisionali richiedono competenze sempre più elevate per chi assume decisioni imprenditoriali. E questo quindi presuppone anche livelli di istruzione più elevati. Questo è un trend generale che trova conferma in diverse analisi, alcuni di questi in particolare per gli Stati Uniti, che ne evidenziano come il premio per l'istruzione per gli imprenditori sia cresciuto di più che per gli altri laureati. Quindi c'è uno scenario generale al quale dobbiamo guardare, che si caratterizza per il fatto che in futuro sempre più laureati saranno chiamati a fare impresa. E questa considerazione probabilmente ha anche a che vedere con le conclusioni delle precedenti relazioni, che evidenzia le difficoltà dei laureati che lavorano come lavoratori dipendenti e che probabilmente nel lavoro autonomo e nell'imprenditorialità possono trovare uno sbocco adeguato alle loro competenze. Poi vi sono questioni che riguardano specificamente il nostro paese. Diverse indagini evidenziano il fatto che per molti versi noi siamo un paese intrappolati ad un basso livello di utilizzo e di valorizzazione della conoscenza del capitale umano. Analisi di Faini e Sapir evidenziavano nel 2005 che a fronte di un sistema imprenditoriale produttivo che non valorizza adeguatamente la conoscenza, nemmeno quella dei laureati, abbiamo anche un sistema formativo che, in presenza di ridotti rendimenti degli investimenti in istruzione, determina scelte delle famiglie che non sono invogliate, diciamo, ad effettuare investimenti nell'istruzione terziaria. Quindi in qualche maniera ci troviamo intrappolati in questo equilibrio che non è sicuramente un equilibrio virtuoso e abbiamo difficoltà a uscire. Abbiamo difficoltà a uscire perché evidentemente, come tutte le situazioni di questo genere, gli incentivi dei diversi attori a modificare i comportamenti sono molto bassi. Quindi c'è un problema specifico dell'Italia. E probabilmente il ruolo delle università va letto e interpretato rispetto a questa situazione di difficoltà del paese. Noi leggiamo anche la nostra difficoltà nei dati sull'accesso all'imprenditorialità da parte di studenti e laureati. Da questo punto di vista ci aiutano soprattutto le indagini al Malaurea, ma anche altre indagini a nostra disposizione, in particolare l'indagine GEM, che è una delle indagini fatte a livello mondiale sul fenomeno della nuova imprenditorialità. E come vedete da questo grafico, guardando i dati, si evidenzia in maniera abbastanza chiara che nell'ambito della nuova imprenditorialità rilevata dall'indagine GEM, il coinvolgimento dei laureati in Italia risulta molto più basso rispetto ad altri paesi. Questa caratterizzazione la ritroviamo anche nelle indagini al Malaurea, che ci dicono che cosa? Che se monitoriamo i laureati a 5 anni dalla laurea, in particolare quelli magistrali, scopriamo che solo l'1,3% di loro si dichiara imprenditore. E questo a fronte di un altro dato che sicuramente va preso in considerazione, perché ci dà un segnale sul fatto che probabilmente ci sono delle scelte che non vengono fatte, che potrebbero essere fatte da parte dei laureati rispetto all'opzione imprenditoriale. Cioè,
i laureati che si dichiarano imprenditori sono i più soddisfatti tra i laureati. Quindi c'è un apparente paradosso per cui pochi di loro vanno a fare gli imprenditori, quelli che fanno gli imprenditori sono molto soddisfatti. Un'altra indicazione utile che emerge dai dati Almalaurea è che i laureati che fanno impresa dichiarano che le loro competenze nello svolgimento della loro attività imprenditoriale sono meno efficaci rispetto agli altri laureati, quindi un indizio che c'è qualcosa da fare nell'ambito della formazione imprenditoriale. Questo è il quadro relativo ai dati Almalaurea per le ultime due rilevazioni, che ci dicono appunto quanto bassa sia la propensione a fare impresa a parte di studenti laureati. Ci sono differenze evidentemente tra ambito disciplinare e ambito disciplinare, comunque il dato medio evidentemente non è molto soddisfacente. Quindi il dato di partenza è, ripeto, un quadro generale del cambiamento che vedrà sempre di più un ruolo degli imprenditori con elevati livelli di istruzione, è un paese che su questo fronte sembra che sia in posizioni arretrate. Quali sono in maniera articolata i motivi per i quali ha senso porsi la domanda relativa al ruolo dell'università nel promuovere l'imprenditorialità, dato questo scenario che vi ho proposto? La promozione dell'imprenditorialità non ha la sola finalità di promuovere la creazione di impresa da parte dei laureati. Gli effetti di questa promozione sono molteplici e riguardano anche l'occupabilità dei laureati in quanto lavoratori dipendenti. Esiste un'evidenza empirica che ci mostra come quei laureati che hanno seguito percorsi di formazione imprenditoriale mostrano comunque una più elevata occupabilità rispetto agli altri laureati, in virtù del fatto che acquisiscono un atteggiamento proattivo. Oltre a questo aspetto, un altro aspetto importante è che laureati che hanno acquisito competenze imprenditoriali e attitudini imprenditoriali sono anche più intraprenditoriali, cioè nel momento in cui operano all'interno delle organizzazioni con questo loro bagaglio di competenze e attitudini possono meglio contribuire all'attività di cambiamento organizzativo e tecnologico delle aziende nelle quali operano. L'ultimo aspetto che a mio parere dovrebbe motivare il sostegno alla creazione di impresa a parte dei laureati è che, come evidenziano diverse esperienze universitarie, questo può essere anche uno strumento molto potente per promuovere il trasferimento di conoscenza nell'ambito del sistema economico. Quindi a questo punto, definito il quadro all'interno del quale si motiva l'intervento delle università, la questione è come intervenire per ridurre quelle che sono le barriere che attualmente limitano l'accesso alla scelta imprenditoriale. Una recente indagine ci dice che, se è vero che, sempre sui dati Almalaurea, la quota di laureati che accede all'imprenditorialità è bassa, è abbastanza elevata la quota di coloro che hanno l'intenzione di diventare imprenditori, poi di fatto però non lo diventano. Quindi questo dato può essere visto come una misura in qualche maniera dell'offerta potenziale di imprenditorialità sulla quale le università potrebbero intervenire al fine di promuovere un più elevato accesso alla creazione di impresa. Direi a questo punto, spero di aver sufficientemente giustificato la scelta di fare questa tavola rotonda, direi di passare velocemente alle testimonianze dei partecipanti alla tavola rotonda stessa, a partire da Antonio Davolo. Antonio è un dottorando della Scuola di Sant'Anna che assieme ai suoi colleghi ingegneri ha realizzato il progetto Alestech. Quindi chiederei ad Antonio di, nella logica dello storytelling, di raccontarci la sua avventura. Passerei poi successivamente a Gino Gandolfi, delegato del Rettore di Parma, perché ci racconti le esperienze di Parma e ci introduca anche un caso di successo. Si è aggiunto al tavolo un imprenditore di successo parmense che ci racconterà la sua storia, Tiziano Tassi. Poi passerei a Marco Galvagno, responsabile del Contamination Lab di Catania, che ci racconterà specificamente questa esperienza e la filosofia del Contamination Lab, che sicuramente è
e da diciamo, considerare una best practice da estendere a livello di sistema universitario. E per ultimo l'importante contributo della parte imprenditoriale del dottor Antonio Carta, che ci darà la sua prospettiva sul fenomeno delle start-up, della nuova imprenditorialità. Quindi chiederei ad Antonio di partire con la sua. Perfetto. Grazie mille Francesco per questa introduzione, grazie mille per avermi invitato a raccontare un po' oggi quella che è la mia esperienza, l'esperienza mia e dei miei compagni d'avventura in questa avventura imprenditoriale, appunto, che si chiama Let's Tech. Diciamo che Let's Tech è una startup innovativa che opera nel settore dei trasporti e in particolar modo è focalizzata nel design e nella costruzione di sistemi di controllo meccatronico per la dinamica e il controllo delle vibrazioni, delle sospensioni, detto in parole povere. È una startup giovane, così come il team della startup è giovane. L'azienda si è costituita circa un anno fa ed è interamente costituita da studenti o neolaureati dell'Università di Pisa e della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Ovviamente il core, per quanto riguarda l'area di competenza, è un core di tipo ingegneristico, tuttavia ci sono naturalmente anche diciamo, parti della compagnia che si occupano di profili diversi. Io in particolar modo mi occupo della gestione legale della società, quindi qualcosa di molto diverso. Ora, è questo un team che nasce in seguito ad una sfida che è stata lanciata da Elon Musk nel 2012, quando è stato presentato il progetto Hyperloop. Per chi non dovesse conoscerlo, Hyperloop è un mezzo di trasporto innovativo ipotizzato da Elon Musk, il fondatore di Tesla e di SpaceX, ed è un mezzo di trasporto che dovrebbe, nelle idee di Elon Musk, andarsi ad affiancare ai mezzi di trasporto tradizionali, quindi i mezzi di trasporto su rotaia, i mezzi di trasporto su gomma, come le automobili, quelli di aria e i mezzi di trasporto per mare. Ora, l'idea alla base di Hyperloop come mezzo di trasporto è la creazione di un treno, il quale viene un treno a levitazione magnetica, simile a per esempio l'esperienza del Maglev che è stato già implementato in alcune zone del mondo, quali il Giappone, ma è un treno che viaggia all'interno di un tubo nel quale viene creata una situazione di pressione controllata che consente al treno di raggiungere velocità che gli attuali sistemi di trasporto non possono concepire. Hyperloop dovrebbe viaggiare a 1200 km/h, quindi sarà in grado di coprire distanze estremamente significative in tempi inconcepibili per gli attuali mezzi di trasporto. Ora, detto così, sembra un progetto più avveniristico che reale. In verità è un progetto che si muove a gran velocità, perché già a gennaio scorso si sono tenuti i primi test con dei prototipi in scala 1 a 2 che sono stati fatti viaggiare all'interno appunto di un tubo a pressione controllata e che hanno raggiunto le velocità necessarie per garantire questo sistema di trasporto. Ora, Elon Musk appunto ha ipotizzato questo mezzo di trasporto e ha chiesto agli studenti di formare dei team o comunque di costituirsi per ipotizzare delle soluzioni tecnologiche da applicare a questo sistema di trasporto. Quello che abbiamo fatto noi come Let's Tech è stato non concentrarsi naturalmente sull'intero sistema Hyperloop, cosa che era impossibile, diciamo, per le risorse e per le dimensioni economiche per le cose dell'operazione, ma di focalizzarsi su uno specifico sottosistema e in particolar modo su concentrarsi su un aspetto critico che un sistema di trasporto a così alta velocità aveva, ossia il sistema di sospensioni, appunto. In particolar modo abbiamo sviluppato un sistema di sospensioni per veicoli ad alta velocità in grado di mantenere il comfort e garantire la sicurezza dei passeggeri anche viaggiando appunto a velocità così elevate. E per fare questo
ci siamo innanzitutto costituiti come impresa, come startup, e poi abbiamo sviluppato un'attività di networking, dei contatti con altri gruppi universitari che stavano lavorando al medesimo progetto, e in particolar modo appunto con l'Università di Florida, l'University of Lehigh e la University of Washington. Perché la necessità di operare, diciamo, di lavorare insieme ad altre università? Innanzitutto per poter mettere in comune delle conoscenze su un profilo di alta innovazione, e oltretutto perché il progetto Hyperloop si è sviluppato, essendo appunto un progetto in via di sviluppo, ipotizzando tre diverse tipologie di trasporto, ossia un trasporto su ruota, un treno a levitazione ad aria oppure un treno a levitazione magnetica. E noi abbiamo sviluppato tre sistemi diversi di sospensioni che potessero supportare tutti e tre questi tipi di levitazione in collaborazione con le altre tre università americane. Appunto, questo, diciamo, è un breve spaccato del funzionamento delle sospensioni. Si vede la sospensione e, come si può appunto osservare dal video, di fatto l'appoggio del treno non tocca terra ma è sospeso magneticamente da terra, e questo consente al treno di ridurre l'attrito e di raggiungere le velocità insieme alla pressione dell'aria ridotta all'interno del tubo che questo mezzo di trasporto richiede. Ora, per quanto riguarda, questa, diciamo, è un'esperienza che è evoluta nel corso di questo periodo. Con Alestec siamo riusciti infatti ad andare negli Stati Uniti. Queste sospensioni sono state presentate a gennaio scorso in California all'evento organizzato da Elon Musk per la presentazione ufficiale dei prototipi di Hyperloop, ed è un progetto che tuttavia continua, perché naturalmente nel momento in cui abbiamo avuto un prodotto testato e verificato su una tecnologia disruptive come quella di Hyperloop, abbiamo analizzato la possibilità di applicare questo prodotto anche a mercati già esistenti, per esempio i treni ad alta velocità oppure il mercato dell'automazione, in particolar modo con riferimento alle auto elettriche, posto che un sistema di sospensioni che è in grado di garantire sicurezza a un treno che viaggia a 1200 km/h naturalmente è in grado di garantire migliori prestazioni anche a sistemi attualmente già esistenti. Un'ultima nota conclusiva: è un progetto appunto che si sta sviluppando. Abbiamo avuto modo tra l'altro di mettere a punto, di presentare recentemente una tecnologia complementare a quella delle nostre sospensioni, che è una tecnologia di levitazione magnetica, appunto, che abbiamo chiamato Iron Lab e che è stata presentata recentemente al pubblico e per la quale, diciamo, stiamo svolgendo i test di validazione. Per quanto riguarda, diciamo, appunto, per concludere, alcuni punti toccati da Francesco, ma che in generale rappresentano l'idea dietro questa tavola rotonda, quello che vorrei dire è che in questa, diciamo, avventura, in questo primo anno, l'università ha rappresentato per noi sicuramente un referente primario, diciamo, con luci e ombre per quanto riguarda il nostro rapporto con l'università. Ora, l'università per uno studente, perché io faccio il dottorato, quindi attualmente sono studente, fornisce aspetti estremamente positivi ed altri aspetti altrettanto negativi qualora si decida di cimentarsi in un'attività imprenditoriale. Sicuramente l'università, il sistema universitario fornisce delle indicazioni molto positive per quanto riguarda la possibilità di creare network, cioè di mettere in contatto soggetti con competenze estremamente differenti. Fare impresa, per quanto appunto in piccolo e ancora inizi, richiede un'interoperabilità tra i diversi soggetti che sono coinvolti, e le competenze che sono richieste dallo svolgere un'impresa spaziano in diversi ambiti, e l'università rappresenta naturalmente un luogo privilegiato per mettere in contatto soggetti, studenti con diverse competenze, che quindi possono trovarsi poi a fare imprese insieme. E naturalmente un altro aspetto positivo che può fornire l'esperienza universitaria per chi si vuole affacciare alla carriera di imprenditore è quello di fornire un essenziale banco di validazione delle competenze. In particolar modo noi, Alestec è una spin-off, si è costituita come spin-off dell'Università di Pisa e della
la Superiore Sant'Anna, e il supporto che ci è stato dato dai docenti e dai professori durante lo sviluppo della tecnologia rappresenta naturalmente un banco di prova essenziale per valutare la qualità di una tecnologia che è ancora in fase di sviluppo. Questi sono sicuramente due aspetti positivi. Chiudo con una nota, diciamo, negativa, tuttavia, dicendo che secondo me c'è ancora molto da fare per quanto riguarda il ruolo dell'università e la sua capacità di interfacciarsi efficacemente con gli studenti che vogliono fare impresa. E in questo senso vorrei rimarcare un aspetto che è stato già sollevato nei precedenti interventi, cioè la significativa differenza che c'è fra le competenze che vengono fornite dallo studio secondo il modello universitario e le skills che invece vengono richieste qualora uno studente decida di dedicarsi a un modello tipo imprenditoriale. L'imprenditorialità infatti richiede delle competenze che sono meno teoriche di quelle che si imparano durante il percorso universitario e sicuramente richiede un'elasticità dal punto di vista dell'approccio ai problemi che sicuramente ci saranno, che l'università spesso non veicola efficacemente appunto nel formare studenti. E oltretutto un ultimo aspetto: l'università attualmente probabilmente c'è ancora da lavorare, considerando che l'università non promuove nel presentare l'offerta, diciamo, le possibilità lavorative all'uscita dal percorso universitario, non promuove un'idea di imprenditorialità. Tendenzialmente l'immagine che viene data dopo la conclusione dello studio universitario è quella di uno studio di tipo dipendente, oppure per chi, diciamo, voglia dedicarsi a questo aspetto, la possibilità di lavorare nella ricerca. Non viene evidenziato come in particolar modo l'attività della ricerca possa essere funzionalizzata a un'esperienza di punto imprenditoriale e quindi possa essere avvicinata al mercato, come speriamo di poter continuare a fare in futuro. Grazie. Grazie Antonio, passerei la parola a questo punto al collega Gandolfi. Bene, buongiorno a tutti. Allora, come ha premesso il moderatore, il professor Ferrante, in realtà lo slot che mi è stato assegnato lo condividerò con il dottor Tiziano Tassi, che è alla mia sinistra. Qual è l'obiettivo che mi è stato assegnato nei pochissimi minuti di tempo? Cercare di raccontare l'esperienza dell'Università di Parma. Ora, avevo immaginato di raccontare cose fatte ed eventualmente delineare quelli che sono i progetti futuri, cose che cercherò di fare, ma alla luce degli interventi che mi hanno preceduto vorrei un attimino ricalibrare il mio intervento. Mi piacerebbe partire raccontando due storie di successo. Beh, una è giustificata la presenza di Tiziano Tassi, anzi, perdonatemi, non l'ho detto. Lavoreremo ovviamente a due voci, per un gergo pianistico potremmo dire stiamo suonando a quattro mani. Ecco, qualora ci fosse una nota stonata è perché non ci siamo preparati e quindi la colpa è sicuramente la mia. Quindi cercheremo, ripeto, di non farlo apparire. Allora dicevo, raccontare la storia di Parma. Negli anni l'università ha cercato di stimolare la nascita di iniziative imprenditoriali sotto forma di spin-off universitario di start-up. Perché sono condivisibilissime le analisi di chi mi ha preceduto. Ovviamente dobbiamo fare i conti con il contesto e con le risorse scarse che purtroppo abbiamo. Scusate se questo lo devo ricordare, ma ci corre l'obbligo. Ciò nonostante, vorrei raccontare la storia di una startup, anzi di uno spin-off universitario che è di grande successo. Io avevo preparato anche un video, ma per motivi di tempo non riusciamo a vederlo, che è lo spin-off Vislab. Non avendo un video, cercherò di raccontare, di tratteggiare alcune così sensazioni, nella speranza di riuscire a far capire, far percepire fino in fondo la straordinarietà di questo progetto. Vislab nasce come spin-off nel 2009 su iniziativa di un professore universitario, il professor Broggi, professore universitario dell'Università di Parma, che prima ancora è stato studente dell'Università di Parma, e nasce da una visione che era quella di immaginare un'automobile del futuro, così mi ricollega al tema anche dei trasporti, cioè un'automobile che si guida da sola. In altri termini, nasce un laboratorio sulla visione artificiale del veicolo. Nel 2009, dicevo, nasce lo spin-off universitario.
Negli anni questo spin-off miete successi, vince una serie di competizioni internazionali, riesce ad autofinanziarsi, e questa è un'altra straordinarietà del progetto, ma arriviamo al 2015 e nel 2015 questa iniziativa, ancorché di successo, perché l'idea è di successo, comincia ad avere qualche difficoltà. Perché ha qualche difficoltà? Perché viene messo in discussione il business model. Cioè, in altri termini, mancano le risorse finanziarie e probabilmente anche manca un'accelerazione per lo sviluppo. Ecco allora che entra in gioco l'università, che era socia di questo spin-off al 5%. Esploriamo diverse soluzioni, poi alla fine, per brevità vi dico, abbiamo seguito la strada dell'M&A. Questa società è stata venduta, o meglio le quote sono state vendute a una multinazionale americana che si chiama Ambarella, ma se mi limitassi a questo, ma starei raccontando una delle tante start-up di successo del nostro paese. Cosa di straordinario? Beh, in tanti numeri, dicevo l'università era socia al 5%, l'università aveva versato 500 euro di capitale sociale. Grazie all'operazione ha incassato più di 2 milioni di dollari e credo già questo potrebbe bastare per stimolare altre iniziative. Ma in realtà questo non è l'aspetto più importante. L'aspetto più importante lo si vede in quello che adesso sto per raccontare. L'università decide con coraggio, quindi il suo rettore, il suo CDA, quindi tutti gli organi di questo Ateneo, di cercare di trattenere questa startup in Italia, trattenerla a Parma. Non è stato inizialmente semplice convincere degli americani che nascono come startup negli Stati Uniti, in California, ma alla fine, dopo una breve chiacchierata, la convinzione c'è stata. La startup è rimasta a Parma, ma non solo. Il nuovo socio ha assunto a tempo indeterminato tutte le persone che a vario titolo collaboravano, ha deciso di rilanciare, quindi finanziando dottorati di ricerca, ha assunto altre persone di altissima competenza. In altri termini, Vislab Ambarella a Parma sarà il centro di ricerca europea di questa multinazionale. Ecco, questa è la prima bella storia che mi piace raccontare. Devo dire, io l'ho anche raccontata ai miei studenti, non in questi termini, l'ho presentato come caso di studio, perché concordo con chi mi ha premesso che il nostro dovere come docenti non sia soltanto, ma sottolineo soltanto, quello di trasmettere contenuti, ma anche quello di far apprendere tramite anche business case, perché no, di successo. Ecco, un altro caso di successo, e allora qui vengo alla persona che è qui di fianco a me, è un'altra startup. Si tratta di Caffeina, nasce nel 2011, io ho qui un bellissimo articolo del Corriere Economia di inizio maggio di quest'anno. E Corriere dice che, stando al ranking del Financial Times, e in questo ranking vengono riportate le aziende con la crescita più veloce in Europa, sottolineo in Europa, dal 2012 al 2015, ripeto, al primo posto c'è un'agenzia digitale che si chiama Caffeina. Caffeina nasce su iniziativa di un mio ex studente, di cui io sono molto orgoglioso, ed ecco perché qui lo ringrazio, perché tra l'altro si è ritagliato uno spazio tra i suoi tanti impegni, perché ritengo che meglio di lui nessuno possa raccontare la sua storia. Stiamo parlando di un'azienda che è al primo posto. Io poi qui leggo, ma giusto per renderlo, metterlo sempre un po' più in imbarazzo, che ha avuto un tasso di crescita nei ricavi di più 1092%, fatturato a 1.63 milioni di ricavi. Penso che siano ampiamente superati, ma credo di aver parlato abbastanza. Cederei la parola a Tiziano. Ringrazio il professor Gandolfi per l'introduzione e voi per l'attenzione che mi concedete. Come prima cosa mi spiace darvi una delusione, perché si è parlato di imprese di successo, o magari si può parlare di Caffeina come un'impresa di successo. In realtà noi non ci consideriamo ancora tali, ma ci consideriamo delle persone, degli imprenditori e una società che sta provando a raggiungere il successo. Io in realtà guardo all'esempio di Vislab con grandissima ammirazione, perché
stanno facendo e hanno fatto qualcosa di veramente straordinario, quindi noi cerchiamo di dare il meglio nel nostro ambito, siamo contenti di ricevere dei riconoscimenti, ma ci sentiamo ben lungi dall'essere arrivati, abbiamo ancora un percorso molto lungo da fare. Come diceva il professor Gandolfi, Caffina nasce a fine 2011, vi do qualche informazione su di noi per contestualizzare un po' anche alcune cose che penso si possano trarre, o almeno che io personalmente traggo dal percorso che abbiamo fatto. Noi abbiamo lasciato possibilità di carriera, contratti, lavori, dico noi perché io ho due soci che sono Henry Sicker e Antonio Marella, che hanno studiato con me qua a Parma. Abbiamo lasciato lavori, sicurezze, in alcuni casi ho possibilità di carriera anche all'estero, in L'Oreal e Procter & Gamble, nelle sedi italiane. Lavoravamo a Milano e a Roma, negli uffici di queste grandissime multinazionali, che sono delle vere e proprie scuole di marketing, e siamo tornati a Parma, che è diciamo, la città dove ci siamo formati e dove è tutto iniziato. E abbiamo creato Caffeina. Caffeina è una creative digital agency. Quello che facciamo è vendere e proporre la nostra capacità, il nostro know-how, il nostro intelletto, la nostra consulenza a brand, ad aziende che hanno necessità di capire il grande cambiamento che il digitale ha portato e porterà sempre di più nelle vite di tutte le persone, per comunicare meglio, per fornire meglio dei servizi e per raggiungere, diciamo, degli obiettivi o differenziare il proprio modello di business grazie a queste opportunità offerte appunto dal cambiamento. Per farvi alcuni esempi, ci occupiamo di creare siti internet, ci occupiamo di creare applicazioni per dispositivi mobile, ma anche di creare diciamo, delle campagne di comunicazione che raggiungono milioni di persone o decine di milioni di persone grazie a mezzi digitali come social media in Italia e nel mondo. E facciamo anche tutte queste cose insieme con competenze verticali che sono all'interno della nostra organizzazione. Organizzazione che è nata a partire da una filosofia che ci è stata trasmessa durante l'università, che è essere preparati all'imprevedibile, che è essere in grado di vivere e di lavorare in un mondo che è in continua evoluzione e in rapidissimo cambiamento, in un mondo dove nulla è più meccanico e lento e prevedibile come una volta, ma dove tutto è in fortissima rapidità e dove non abbiamo delle basi per poter fare previsioni certe. E quindi da qui nasce Ideas Never Sleep, che è il nostro claim, dove le idee sono ciò che facciamo, ciò che ci contraddistingue, perché noi non abbiamo macchinari, non abbiamo materie prime che non siano le capacità delle nostre persone che formiamo e che portiamo avanti all'interno di un percorso di crescita, e Never Sleep rappresenta invece il come lavoriamo. E in questi 5 anni i risultati sono stati soddisfacenti, senza dubbio. Riconoscimenti come quello del Financial Times ovviamente ci lusingano, fanno molto piacere, però vi do anche qualche altro dato che vi permette di contestualizzare meglio Caffeina. Noi oggi siamo circa 70 persone, sono per la quasi totalità qui a Parma, con l'eccezione di alcune persone che sono su Roma, sono di 8 nazionalità diverse, perché abbiamo una necessità di comprendere culture differenti da quelle italiane o da quelle europee, e basta. E l'anno scorso il dato di fatturato che il Financial Times citava nel suo studio, che arriva fino al 2015, quindi parlando di 2016, è cresciuto fino a 3,5 milioni. Quindi abbiamo avuto la fortuna e anche un po' la bravura, in particolare della squadra che lavora con me, di tutte queste 70 persone, perché io da solo farei ben poco, onestamente, di riuscire a crescere ancora. E questi risultati nascono grazie, e lo dico perché poi è la verità, e su YouTube trovate anche tutta la storia, perché ci siamo sempre comunicati molto, fin dall'università, proprio all'interno della facoltà di economia, o dipartimento di economia, come si direbbe oggi, dove io e i miei due attuali soci avevamo deciso, quando eravamo studenti di economia, senza nessuna idea di che cosa significasse fare impresa,
di non studiare basta. Abbiamo deciso di fare esperienza e lì abbiamo avuto l'idea di fondare dapprima una web TV, la prima web TV universitaria in Italia disponibile su YouTube, si risale al lontano 2007, che in realtà poi Google ci ha detto che era anche la prima al mondo insieme a Stanford e all'MIT a proporre contenuti di qualità, e questa è stata una grandissima soddisfazione. E l'abbiamo raggiunta perché all'interno dell'università abbiamo trovato tantissimi professori molto aperti e disponibili ad ascoltare le proposte di tre studenti che erano sbarbati, vestiti un po' male anche, mi viene da dire, che però avevano voglia di fare. Noi abbiamo proposto di fare questi progetti che avevano tantissime incognite, no? Cioè approvazioni sulla comunicazione, ma il manager che viene a fare la testimonianza aziendale sarà disposto a comunicarsi, ma se poi non gli piace ci rovina il rapporto con le imprese, e se viene illuminare da fuori a fare una conferenza piuttosto che le istituzioni non gli diamo copertura. C'erano tantissime incognite. L'università però, e io di questo gliene renderò sempre merito, ci ha dato l'opportunità di provare, ci ha dato l'opportunità di sperimentare. Usate la facoltà, usate questi ambienti, usate quello che succede per fare dei vostri progetti. E noi li abbiamo fatti. Ovviamente non avevano scopo di lucro, perché volevamo creare qualcosa che fosse utile per la comunità di studenti, per la comunità universitaria, no? Perché aveva interesse all'interno delle attività che erano fatte. E il nostro tornaconto era la grande esperienza che ci siamo fatti, perché il nostro obiettivo era andare a fare dei colloqui all'interno di imprese eccellenti, con la possibilità di dire, raccontare che ci siamo sfidati anche su progetti che abbiamo gestito al 100%, con dei risultati, fossero positivi o negativi. Devo dire che grazie a questo siamo riusciti a capire che potevamo provare a fare qualcosa di diverso, oltre ad andare a lavorare all'interno di una multinazionale, a provare a fare la carriera da manager, che vi assicuro era un po' il sogno, no? Che ogni probabilmente studente di economia cova dentro se stesso, e abbiamo pensato che forse potevamo fare anche qualcosa di nostro, forse potevamo creare qualcosa da zero con, e vi assicuro è stata una fatica incredibile, perché siamo partiti con due persone più noi tre, quindi in cinque persone a novembre del 2011, dicembre del 2011, all'interno di due stanzette come ufficio in estrema periferia di Parma, dove il capitale che avevamo accumulato, no, tra risparmi e lavoretti fatti di notte quando lavoravamo in multinazionale per racimolare il primo capitale, siamo partiti con 25.000 euro, ci permetteva di retribuire le persone che prestavano il loro lavoro con noi e hanno creduto nel progetto. Da lì abbiamo cominciato un percorso dove abbiamo fatto tante scelte, abbiamo preso tante decisioni, alcune forse giuste, alcune sbagliate, però forse visto il percorso che abbiamo fatto ne abbiamo presa qualcuna in più di giusta e qualcuna in meno di sbagliata, e oggi siamo alla realtà che vi sto presentando. Chiudo con due punti. Il primo è che il ruolo dell'università all'interno del nostro percorso è stato quello di trasmetterci non solo le competenze dal punto di vista teorico, le nozioni che sono assolutamente fondamentali, ma anche darci la possibilità di provare a fare. L'importanza del fare è straordinaria, è altissima, è imprescindibile qualsiasi lavoro si voglia andare a fare, e io questo l'ho trovato e ne sono stato felicissimo. E se dovessi trarre un learning dal percorso che abbiamo fatto, perché il nostro mercato, non ve lo spiego, ma vi assicuro che è estremamente competitivo, e noi oggi abbiamo la fortuna di lavorare solo con grandi brand, aziende multinazionali, progetti a volte globali. Ci misuriamo con dei competitor dove i numeri non sono 70 persone, ma sono magari 5.000 in tutto il mondo, che hanno competenze molto forti, a volte storie di 80-100 anni di heritage alle spalle.
riuscire a competere con questa realtà da Parma, perché poi noi abbiamo sede qui, tra l'altro a 300 metri da qua più o meno, dove abbiamo tutte le persone, dimostra che quando c'è una sana ambizione e si fa un percorso di crescita con impegno e si hanno anche le basi, mi viene da dire, non è impossibile farlo, è difficile, ma non è impossibile. E di questo sicuramente l'università per noi ha giocato un ruolo assolutamente fondamentale. Grazie. Grazie. Ora, chiudo con un minuto, volevo mettere in imbarazzo io lui, in realtà ha messo lui in imbarazzo me, quindi grazie, mi hai sconfitto anche in questo. Un ultimo minuto per dire che cosa abbiamo in mente di fare. Ecco, sperare che questi due esempi straordinari non siano un'eccezione. Allora, quali iniziative intraprendere? Ma di fatto chi mi ha preceduto l'ha già detto. In altri termini, cito soltanto due progetti che abbiamo individuato nella nostra programmazione triennale, che sono Learning in Action e il progetto di Contamination Lab. L'idea in sostanza è quella di continuare o favorire il trasferimento di questi concetti essenziali e di diffondere il concetto dell'imprenditoria. Come e con chi? Coinvolgendo tanti importanti stakeholders, a cominciare dalle imprese, dalle istituzioni naturalmente, manager, professionisti, università straniere e anche università italiane. Tra questa, nel nostro progetto, cioè, che speriamo il Ministero vorrà approvare, c'è l'Università di Catania. A questo punto siamo tutti curiosi di sentire il professor Galvagno, collega di Catania, che ci parlerà dell'esperienza dei Contamination Lab di Catania. Grazie a tutti. Grazie Marco, la parola è a te. Grazie Gino intanto per l'assist, Francesco Ferrante per avermi invitato, Alma Laurea per avermi invitato a parlare qui. Dunque io intanto non ti vorrei deludere Gino, dico queste iniziative non saranno le uniche, ma dico il numero sarà sempre più o meno basso, perché dico ora io dovrei parlare di imprenditorialità di studenti e laureati, ma parlerò in realtà di studenti e laureati che non fanno nuove imprese, anche perché purtroppo le nuove imprese sono circa l'1% delle persone che è in età lavorativa, e questo in tutto il mondo, e quindi non possiamo sperare di elevare più di tanto questa percentuale, però possiamo migliorare lo spirito di imprenditorialità delle persone che serva per avere successo anche in lavori che non siano per forza da imprenditore tradizionale, e questo è quello che più o meno facciamo al Contamination Lab. Intanto il Contamination Lab, per chi non lo conoscesse, è un progetto nel caso specifico di Catania e di altre tre università del sud, che è stato finanziato dal MISE e dal MIUR come sperimentazione, e si occupa di raccogliere una serie di studenti di eccellenza di lauree magistrali che provenienti da vari dipartimenti, metterli insieme e farli lavorare in gruppo condividendo le loro differenze e cercando di spingerli o di formarli a fare progetti insieme. In realtà il Contamination Lab in Italia al momento sono 8, perché ce n'è altri 4 che non sono stati finanziati ma che si sono fatti da soli con i propri fondi e che sono in altri posti d'Italia. Ora appunto, come Gino faceva riferimento, c'è un bando e quindi si è pensato, dopo la sperimentazione il Ministero ha pensato di estendere a tutta Italia il Contamination Lab, e quindi ce ne saranno circa 20, 25, 30 in Italia. E quindi noi che cosa facciamo al Contamination Lab? Raccogliamo gli studenti, li selezioniamo, un centinaio l'anno, quindi in questo momento in Italia, da quando è iniziata l'esperienza del Contamination Lab, siamo intorno ai 2.000-3.000 che hanno potuto beneficiare di queste attività, e li facciamo lavorare facendogli formazione relativa ad imprenditorialità e a competenze trasversali, con l'idea di fargli venire un'idea, in realtà, quindi non li selezioniamo. Non selezioniamo gente che ha già un'idea di impresa, selezioniamo gente che vuole mettersi in gioco, studenti che vogliono mettersi in gioco, e poi dentro il Contamination Lab li mettiamo insieme per farsi venire un'idea progettuale che non deve essere per forza un'impresa.
Ma deve essere un progetto a cui loro lavorino insieme, e questa è la differenza che volevo fare notare, la peculiarità del Contamination Lab di Catania. Tutti i Contamination Lab d'Italia hanno come obiettivi, anche come diciamo indici di rendimento, il numero di startup che fanno nascere. Noi assolutamente no. Quando il Ministero ci chiede quante startup avete fatto nascere, noi mettiamo zero, e lo facciamo fieramente, perché all'Università di Catania abbiamo fatto nascere delle startup, due video iniziali erano di studenti nostri, ma abbiamo un contest che si chiama Startup Academy, che fa questo mestiere, raccoglie le idee di impresa, li aiuta a definire un piano e li mette in piedi. Noi invece formiamo a un'imprenditorialità in senso ampio. Quindi in sostanza facciamo un corso di formazione di competenze trasversali, perché riteniamo che le competenze trasversali siano la cosa più importante. Il problema è sempre: ma che sono queste competenze trasversali? In realtà le competenze, cioè, o soft skill, le chiamerei, allora, mentre le hard skill sono quelle che ti, quindi competenze dure che ti permettono di fare una cosa, le soft skill potrebbero essere quelle che ti permettono di fare tutto il resto. E quindi è molto più importante. Io dico agli studenti del Contamination Lab, voi dopo questa esperienza, a prescindere che facciate un'impresa o meno, sicuramente avrete una marcia in più qualunque lavoro facciate. E l'effetto più grande ce l'hanno gli studenti delle lauree a ciclo unico, che, come abbiamo visto dai dati, sono quelli che sono già destinati a una professione. E quindi c'è gente che impazzisce, soprattutto da giurisprudenza, medicina e farmacia, perché scopre che nel mondo si può fare anche qualche altra cosa. E quindi noi li formiamo a scovare opportunità, a lavorare in gruppo, a relazionarsi, a gestire il tempo. Gli diamo chiaramente dei fondamenti di imprenditorialità e li formiamo a portare avanti delle idee, farsele venire e portarle avanti, che qualunque esse siano. E quindi il mio contributo sostanzialmente che vorrei dare è: non tutti potranno fare l'imprenditore, ma tutti potranno avere un atteggiamento imprenditoriale, e per far questo occorre aumentare la formazione di tipo manageriale ed imprenditoriale in Italia. Prima di venire qui ieri ho fatto una piccola ricerca artigianale, sono andato sul sito che raccoglie tutti i corsi di laurea in Italia e ho tirato fuori i 45 corsi di laurea triennale dell'area 31 in informatica. Sono 45 per un totale di 8.100 crediti, e ho verificato quali fossero e quanti fossero i crediti dell'area 13. Attenzione, sono stato molto ampio: area 13, economia, statistica, management, eccetera, e sono solo 45, cioè 95, scusate, l'1%. Di questi, l'area prettamente aziendale, quindi management, imprenditoriale, eccetera, sono la metà, quindi lo 0,5%. E quindi questo è un problema culturale. L'Europa già ci ha indicato che le competenze di cittadinanza, oltre alle lingue straniere, alla propria lingua, alla matematica e alle scienze, sono l'imprenditorialità. Lo ha fatto in una maniera un po' strana, perché parla di spirito di iniziativa. Le altre sono competenze matematiche, competenze scientifiche. Queste sono spirito di iniziativa, come se uno ce l'avesse o innato o lo dovesse trovare per strada e non lo potesse imparare. E nella declinazione poi italiana di questa competenza di cittadinanza un po' questa cosa si è persa, perché si parla di competenze economiche, non meglio specificate, però di fatto nei corsi universitari non ci sono corsi di management e di imprenditorialità. E quindi invece introdurre, mentre ci sono quelli di lingue, negli stessi corsi di informatica i crediti di lingue sono tre volte tanti, cioè sono circa 300, mentre nei corsi di economia i crediti di informatica sono quanto quelli di lingue. Quindi dico, c'è una discrepanza. Fin quando le competenze manageriali e la formazione all'imprenditorialità in senso ampio, non fare nuova impresa ma darsi, diciamo, da fare, non diventeranno importanti e di base in tutti i corsi di laurea di qualunque area, compresa quella medica, noi non riusciremo ad avere molti risultati. E se così fosse, secondo me si potrebbe anche rispondere ad una serie di domande che sono emerse: perché i nostri giovani non frequentano le università? E si è cercato di capire, di individuare le cause nel ciò che succede dopo.
Il problema, secondo me, non frequenta l'università non per quello che succede dopo, cioè sbocchi occupazionali, ma per quello che succede durante i corsi di laurea, che sono troppo specializzati e poco inclini a dare formazione di tipo trasversale. E quindi la proposta, che chiaramente è una conclusione che è di parte, perché io questo insegno, è quella di appunto diffondere questa formazione un po' più ampia, un po' di competenze trasversali, diciamo imprenditorialità in senso ampio e manageriale, anche perché, dico, non lo dico io, lo ha detto la Commissione Europea e lo hanno detto ricerche scientifiche, che uno degli elementi per far nascere nuove imprese, quindi se vogliamo andare nel dettaglio, sono anche gli elementi di contesto, e tra gli elementi di contesto sono il numero di ore di formazione in imprenditorialità impartite dalle università. Quindi dico questo, non lo dico soltanto io, e quindi dico, potrebbe essere un modo per rispondere al discorso del perché non frequentano le università. Chiaramente aumentare l'occupabilità dei nostri laureati, perché se un medico o un farmacista hanno avuto una formazione, diciamo, come quella che facciamo al Contamination Lab, avranno più possibilità di riuscire nella vita lavorativa, qualunque mestiere faranno. E poi a questo punto suggerirei, mentre ci siamo, ad Alma Laurea di inserire nella ricerca, di chiedere a chi è tra gli studenti ha avuto una formazione specifica in competenze trasversali e o in imprenditorialità, per verificare se questa incide sull'occupabilità, oltre al fatto di avere i genitori laureati o l'occupazione, la situazione familiare di più elevato livello. Basta, io auguro, faccio l'in bocca al lupo a Parma, perché abbia finanziato il Contamination Lab, e spero che ce ne siano 90 e non 30 in Italia. E che, l'ultima cosa aggiungo, ci siamo accorti a Catania che l'esperienza del Contamination Lab serve, ma dovrebbe diventare strutturale, cioè interna a tutti i corsi di laurea, perché sono pochi, 50-70 studenti l'anno che hanno questa opportunità. Ma per far questo chiaramente occorrono finanziamenti, occorre modificare e cambiare soprattutto, come dico io, la testa dei miei colleghi, perché quando i miei colleghi diciamo e chiediamo di permettere ai loro studenti di frequentare il Contamination Lab, ci guardano e ci prendono per pazzi, dicono, ma perché? Per quale motivo? Quindi abbiamo dovuto anche lottare per far convalidare la materia, perché noi abbiamo una materia con un proprio codice, Contamination Lab in Ateneo, e nonostante sia dal Consiglio di Amministrazione stato votato e deciso che è una materia che chiunque può prendere da qualsiasi corso di laurea, tutti i corsi di laurea fanno ancora difficoltà nel convalidarla, perché dicono che non è in linea, giustamente come dicono le regole, con gli obiettivi formativi, cosa che noi gli diciamo invece che quella materia è in linea con qualunque obiettivo formativo di qualunque corso di laurea. Grazie. Grazie. A questo punto usciamo dal fortino universitario e chiediamo alla parte imprenditoriale di raccontarci qual è la prospettiva di chi è chi fa impresa da anni su questo fenomeno. Ma sarebbe stato molto interessante vedere quella presentazione che hai fatto relativamente alla propensione all'imprenditorialità, andandola a sezionare per facoltà e aree di specializzazione, nel senso che potremmo avere degli scenari diversi in termini di propensione all'imprenditorialità, perché gli ultimi 15 anni offrono delle opportunità che sono diverse, secondo me, per settore di specializzazione e di impresa. Se noi guardiamo gli ultimi 15 anni, si parla molto di start-up, no? Di start-up poi in realtà ci sono sempre state. Io stesso rappresento una start-up che è partita qualche anno fa e che oggi ha raggiunto i 50 milioni di euro di fatturato. Però in un momento in cui probabilmente non c'era una situazione così favorevole. Oggi noi vediamo che il mondo delle start-up, e poi sono significativi i loro due esempi, nascono principalmente nel mondo dell'informatica. Considerato che l'Italia è poi un paese tradizionalmente
manifatturiero, possiamo porci questa domanda sotto un altro punto di vista. Il mondo dell'informatica offre la possibilità di fare impresa con dei mezzi che sono veramente minimi, nel senso che con le proprie competenze e l'ausilio di un PC o andando ad affittare un po' di risorse di calcolo su Aruba o su Amazon, è molto semplice andarsi a costruire un prototipo, un modello da poter poi in qualche modo portare in giro nel mondo dell'impresa, nel mondo del business. È chiaro che se noi proviamo a prendere la stessa, a fare lo stesso paragone andando nel mondo, diciamo, più tradizionale, nel mondo della meccanica, già semplicemente andando accanto a situazioni in cui comunque ho bisogno di impianti, le cose diventano estremamente più complesse, no? Poi in effetti, quando si parlava, il problema fondamentale da parte dell'università è trovare abbastanza risorse per poter far sì che si faccia sperimentazione. Quindi in un paese in cui per avere soldi dalle banche è necessario dimostrare di non averne bisogno, è ovvio che ci sono dei settori che sono assolutamente avvantaggiati rispetto a settori che invece comunque richiedono investimenti importanti. Ora, credo che questo sia un tavolo sicuramente su cui si possa ragionare con l'università, nel senso che da parte dell'impresa normalmente c'è disponibilità a vedere nuovi sviluppi, idee innovative. È chiaro che nel passato questo è stato fatto in un modo un po'... non c'è stata quella contaminazione, non c'è stata quell'integrazione tra il mondo industriale e il mondo universitario che noi ci potremmo aspettare. Visilab è stato sicuramente un esperimento estremamente interessante, di successo. Auguro a lui di avere lo stesso successo. È chiaro che è necessario riuscire a rendere più disponibile le idee e le innovazioni verso il mondo dell'imprenditoria e verso diciamo così, coloro che potrebbero fare degli investimenti. Io tutte le volte che penso a questa cosa mi viene in mente la storia di Google, non so se voi la conoscete, comunque è molto semplice. In realtà due dottorandi avevano sviluppato una roba interessante per utilizzare i link, e il rettore dell'università, che era anzi tuttora l'università di Stanford, ha detto molto bene, interessante, ha chiamato l'amministratore delegato della Sun Computer, che è un'azienda da 10 miliardi di dollari di fatturato, e questo signore qua è venuto ad ascoltare i due studenti. Ecco, io vorrei che questo potesse succedere anche in Italia, cioè la distanza tra chi fa impresa e chi amministra aziende e chi invece è innovativo si potesse ridurre in maniera tale da avvicinare chi ha delle idee interessanti, che è creativo e che ha voglia di impegnarsi nel mondo del lavoro con il mondo dell'impresa. Dopodiché il ragionamento che bisogna fare è sicuramente che non basta avere delle buone idee per fare impresa, nel senso che sono assolutamente d'accordo. Si esce dall'università, io stesso mi sono laureato a 26 anni, a 27 ho aperto la mia azienda, e vi assicuro che i primi 4 anni sono stato un incubo, nel senso che non avevo la minima percezione di quello che fosse un'impresa, dall'IVA alla contabilità a un business plan e quant'altro. Negli anni passati si è fatto un uso scorretto del business plan, per cui si è creduto di poter fare impresa semplicemente con un foglio Excel e facendo delle crescite stratosferiche sulla base di niente. Io credo che, ritornando in un momento più pragmatico, no? Ritornando in una situazione normale in cui si cerchi di sposare l'innovazione con competenze e capacità imprenditoriali, nel senso che poi bisogna costruire un sistema finanziario, un sistema distributivo, coperture, garanzie e quant'altro, si possa veramente dare una spinta a quella che è l'innovazione dei nostri giovani.